Le nostre uve bianche Vermentino di Tansonica vengono raccolte e arrivano in cantina perfettamente integre, in quanto raccolte a mano. Questo è per noi fondamentale, rimane un punto cardine della vinificazione delle uve bianche proprio per far arrivare l'uva più integra in cantina, evitare qualsiasi fenomeno di ammostamento e quindi anche di ossidazione del mosto. Quindi, arrivando in cantina perfettamente integre, vengono subito pressate e avviate la fermentazione, cercando di ridurre al minimo il contatto con l'ossigeno, che porterebbe poi a una perdita importante di aromi varietali del vitigno. Sulle uve rosse, soprattutto il Sangiovese, viene raccolto principalmente a macchina. La scelta è dovuta al fatto che attualmente la tecnologia, anche della raccolta meccanica, ha fatto dei passi da gigante e ci consente di portare in cantina veramente solo i chicchi più maturi, che a rigor di logica si distaccano in maniera molto più facile rispetto a quello che può essere un acino acerbo o un acino appassito. Quindi, a discapito di una perdita di prodotto in vigna che viene comunque lasciata attaccata al grappolo, per il Sangiovese con la raccolta meccanica riusciamo a fare una certosina selezione degli acini che poi arrivano in cantina. Qui siamo finalmente nella nostra nuova cantina, inaugurata nel 2011. La cantina è stata costruita secondo le più moderne e attuali tecnologie di vinificazione. Qui vengono appunto trasformate e vinificate tutte le nostre uve, quindi andando a trasformare quello che è la materia prima che abbiamo curato e seguito durante tutto l'anno, trasformarla in vino per poi arrivare fino alle vostre tavole. Le uve comunque arrivano in cantina e dopo la diraspa pigiatura vengono poste a fermentare sempre in queste vasche d'acciaio, dove comunque abbiamo l'ausilio del controllo della temperatura e il monitoraggio di tutte le fasi di vinificazione. Questa è la nostra barriccaia, si trova nella parte più interrata e isolata rispetto all'ambiente esterno di tutta la cantina, quindi qui siamo a 7 metri sotto il livello del terreno e comunque l'ambiente ha un sistema di controllo e monitoraggio di temperatura e umidità. Qui appunto, come dicevo, maturano solo le nostre migliori uve e vini. Il tempo medio di permanenza dei nostri vini in legno è di circa 12 mesi, tranne per la riserva che, facendo affinamento in botti grandi, fa circa 24 mesi di affinamento in legno. L'età varia a seconda, diciamo, del vino che poi andrà a affinare all'interno, e quindi, diciamo, queste sono tutte variabili in mano a me, in mano all'enologo delle varie aziende, per andare poi a dare personalità e unicità al prodotto che ne viene fuori.